La musica del profondo con Alberto Cicaibano. Un programma a cura di Assunta Cannatà. Cari radioascoltatori, buongiorno e ben ritrovati da Assunta Cannatà. E oggi ha inizio un nuovo ciclo di trasmissioni, un ciclo inedito dal titolo La musica del profondo. E sono in studio con Alberto Cicaibán, che sarà mio compagno di viaggio in questo racconto in 5 puntate. Buongiorno Alberto. Buongiorno Assunta. Perché la musica del profondo? Beh, l'idea della musica del profondo riguarda l'importanza della musica nell'evoluzione dell'umanità. Cerchiamo così di evitare di cadere in quello mito, no? Della musica come qualcosa associato all'arte o semplicemente all'intrattenimento. Invece la musica ha un'enorme importanza nell'evoluzione umana, nella formazione proprio dell'uomo, come noi lo conosciamo, è fondamentale, esattamente come lo è il linguaggio. Infatti, io mi sento di dire, sono convinta che la musica sia veramente il linguaggio primordiale, universale, della bellezza, quindi capace di unire fra di loro gli uomini e portarli ad alzare lo sguardo verso l'altro, quindi ad aprirsi al bene, al bello assoluti. Noi oggi racconteremo una storia, la storia del cosiddetto flauto di Neanderthal. È una storia fantastica e molto affascinante. Questo reperto è stato rinvenuto nel 1995 in una grotta in Slovenia. Sì, a Divje Babe. Un piccolo flauto, poco più lungo di 11 centimetri. Esatto, 11,36 per essere precisi, pignolo. E il suo ritrovamento ha sconvolto la comunità scientifica. E oggi possiamo ascoltare la voce di questo cosiddetto flauto di Neanderthal. Abbiamo un documento unico, una rarità. Possiamo ascoltare il suono di questo flauto che ha più di 43.000 anni di età. E Gelle Atima è un biologo e ricercatore di antropologia cognitiva. Nel corso di un congresso a Boston presenta una copia di questo flauto tra lo stupore degli esperti e dice: vi avverto, esiste un'importante controversia. C'è chi dice che non è un flauto e neanche un flauto di Neanderthal, ma suscitando la ilarità dei presenti, dice, continua: ma noi siamo abituati. Ascoltiamo. I have to warn you that there is a raging controversy in the literature whether this is really a flute, whether it is Neanderthal, etc., etc. We're familiar with these kinds of things. Allora, dicevamo una storia che si perde nella notte dei tempi e che racconteremo oggi insieme a due illustri ospiti, insieme al professor Claudio Tunitz, che è uno scienziato. Buongiorno professore. Buongiorno. E insieme all'antropologo culturale, dottor Alessandro Severi. Buongiorno. 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 Alberto. In questa prima puntata noi ci occuperemo della musica all'inizio dell'avventura umana nel pianeta. Possiamo cominciare dicendo che la musica ha forse molte altre funzioni, oltre a quella artistica e quella di intrattenimento. Ci sono due dati che mi sembrano importanti per comprendere
la necessità fondamentale della musica. Il primo è che non esistono gruppi umani che non conoscono la musica o non ne facciano un utilizzo molto intenso del linguaggio musicale. Sembra inoltre che gli strumenti musicali siano apparsi abbastanza prima dei primi strumenti agricoli. Come mai l'umanità è impegnata a fare musica molto presto e in modo universale, caro Alessandro? Possiamo ipotizzare ovviamente che per l'uomo nel mondo antico la dimensione dell'esistenza, cioè la vita con la nascita e il mistero della morte, come anche per oggi, abbia sempre rappresentato l'elemento più importante. Quindi la vita è stata in qualche modo ritualizzata, è stata interpretata in un senso spirituale. La vita, la nascita, la morte, tutto questo è stato inserito in una visione spirituale. In questo percorso, in questa interpretazione spirituale dell'esistenza, la musica sicuramente ha avuto fin da sempre un ruolo molto importante. Però non dobbiamo pensare alla musica strumentale, quanto piuttosto alla musica più essenziale che possiamo incontrare. Quindi le percussioni e il canto. Il canto soprattutto perché sappiamo nelle società tradizionali che l'antropologia ha avuto modo di studiare ancora esistenti che la parola è sempre stata considerata un elemento magico estremamente importante. Conoscere il nome di qualcosa significa poterlo controllare, poterlo dominare, poterlo trasformare. Da qui è nata poi la denominazione di certe forze, spiriti, per ogni cosa nell'ambito naturale. Quindi dandogli un nome si poteva in qualche maniera interagire con essi e non essere, diciamo, succubi di avvenimenti che non si potevano in quel modo controllare. Se la parola ha un'efficacia, sicuramente la parola cantata ha un'efficacia maggiore. Se la parola cantata ha un'efficacia maggiore, se accompagnata da una ritmica e da un movimento, diventa uno strumento estremamente forte. Queste sono deduzioni che si possono ricavare dall'osservazione di quelle che sono le forme religiose, ma direi spirituali più che religiose, del mondo antico, come lo sciamanesimo, che si calcola che sia diffuso almeno da 30.000 anni, dove dei soggetti particolarmente dotati e sensibili entrano in degli stati modificati di coscienza per entrare in comunicazione col mondo spirituale e quindi poter avere, diciamo, dei benefici per se stessi o per la comunità intera attraverso l'uso delle percussioni, della danza e del canto. Questa è una cosa che troviamo diffusa in tutto il mondo. Dottor Severi, forse noi siamo, non so se è esatto dire programmati per la musica come per il linguaggio. La musica è un linguaggio astratto ma potentissimo e un tempo veniva esercitata dal medico, nel senso che la musica era importante per spiegare l'insorgere di una malattia. La malattia era considerata una perdita di armonia, quindi era il perdere il contatto con la grande unità spirituale del mondo. E il medico doveva essere un ottimo musicista. Sì, ecco, diciamo che questa concezione, in questi termini, non appartiene al mondo paleolitico, neolitico dello sciamanesimo, ma si sviluppa nel mondo greco, dove il concetto di salute è un concetto di armonia. Si parla di fluidi, di elementi e quindi la musica non è più soltanto percussione e movimento, ma diventa armonia, lo studio dell'armonia. Quindi in questo senso abbiamo una ricerca, diciamo, più recente rispetto al flauto di Neanderthal, dove il concetto di salute è un concetto di armonia e quindi nascono anche delle danze per condurre le persone in armonia, per movimenti armonici, mentre dall'altra parte permane però anche nel mondo greco la tradizione sciamanica nei culti dionisiaci. Esattamente, esattamente. Dove le donne
soprattutto le donne, ma anche i giovani maschi, trascinati dall'impeto dei tamburi e dal canto e dal suono del flauto, perché ecco, è interessante notare che laddove nello sciamanesimo o nelle pratiche rituali di possessione, di trance e via dicendo, nel mondo antico c'è un uso di uno strumento, oltre alla percussione, il flauto. È vero che la parola nel mondo antico indica che si può conoscere e entrare in contatto con una determinata realtà se possiamo dargli un nome, ma il nome deve avere anche un suono corrispondente, perché se il nome non ha il suono corrispondente, allora non funziona. Il suono corretto, il suono codificato. Esatto, è il suono che chiama quella realtà spirituale, il suono preciso. Per fare un riferimento, diciamo, più vicino a noi culturalmente, anche nella cultura cristiana, all'inizio era il verbo, la parola. Sì, tante culture hanno esattamente la stessa idea del canto, ogni parola vibrazione. È un suono in realtà, ogni parola è un suono, quindi tutto nasce. Quindi questo concetto che tutto nasce dal suono, dalla vibrazione, è un concetto che è estremamente radicato nel cuore più profondo dell'umanità. Adesso lei mi invita a nozze. I salmi di Davide. Davide parte dalla parola e poi mette in musica la parola, questa parola che ha la capacità di placare l'animo del re Saul quando veniva posseduto dagli spiriti cattivi. Ecco, quindi la potenza anche della parola che diventa musica. Allora, l'etimologia della parola musica. Musica deriva dall'aggettivo greco musikos, che è relativo alle muse, quindi la figure della mitologia greca e romana. E in origine il termine non indicava un'arte particolare, ma tutte le arti, no, delle muse si riferiva a qualcosa di perfetto, perché nella musica confluivano e si incontravano le ispirazioni delle muse. Petros Taburis, Alberto, è un musicista greco, sì, esatto, che tenta di recuperare che cosa? Esatto, lui cerca di recuperare quello patrimonio del periodo classico, utilizzando strumenti, copie di strumenti di epoca e tutte le informazioni che abbiamo ancora rispetto alla musica del periodo classico, che sono, dobbiamo riconoscere, poche. Dunque la musica è stata da sempre una necessità fisica, ludica, sociale, rituale, mistica e religiosa, più che solamente un'attività artistica o un mezzo di intrattenimento, come spesso ci viene da pensare. E ritorniamo al racconto del cosiddetto flauto di Neanderthal. Rispetto a ciò volevamo raccontarvi del ritrovamento, che è molto interessante, qualcosa di assolutamente sorprendente, che potrà in futuro forse cambiare la visione scientifica rispetto alla storia dell'uomo
e anche rispetto alla storia della musica, certamente. E se si tratta di un flauto paleolitico, è senz'altro lo strumento musicale più antico della storia. Ci sono state delle controversie riguardo il reperto, ma il Museo Nazionale di Lubiana lo ha classificato ed esposto al pubblico con l'etichetta nella quale si legge flauto neandertaliano. Lo strumento si presenta spezzato nell'estremità ed è stato portato qualche anno fa al Centro di Fisica Teorica di Trieste per una ricerca che ha accertato l'esistenza di 4 fori realizzati in maniera intenzionale, appunto. Professore, lei è stato a capo di un gruppo, un team di scienziati che hanno esaminato questo flauto di alto a basso in tutte le maniere, con tutte le tecnologie che abbiamo. Sì. Cosa ci può raccontare del reperto? Lo studio che abbiamo fatto sul flauto di Divi e Babe, il cosiddetto flauto di Neanderthal, è stato fatto in collaborazione con gli archeologi sloveni e col Museo di Lubiana, il professor Turk, che è quello che appunto ha scoperto il flauto nel 95. Noi abbiamo fatto delle analisi usando dei nuovi strumenti che abbiamo sviluppato presso il Centro di Fisica di Trieste. In pratica sono degli strumenti TAC ai raggi X, come quelli che si trovano nell'ospedale per uso medico, solo che li abbiamo sviluppati proprio per analisi di interesse archeologico e paleoantropologico, e hanno delle risoluzioni centinaia di volte migliori dei TAC ospedalieri, e così abbiamo potuto studiare in dettaglio come erano fatti i buchetti del flauto, identificare appunto che non c'erano solo i 2 nettamente visibili, ma c'erano ancora 1 o 2 in questo osso di femore dorso. Abbiamo visto che forse era stata asportata parte dell'osso per facilitare poi la perforazione, almeno questa è una delle possibili ipotesi. Questi risultati sono stati pubblicati su rivista internazionale e i risultati sono appunto che c'è qualche indizio che ci possa essere stato un diretto intervento umano, però non abbiamo appunto le prove definitive. Questa è la nostra conclusione nell'articolo. Il flauto è stato trovato in uno strato archeologico in cui non sono presenti ossa di Neanderthal, ma sono presenti manufatti neandertalensi, cioè i cosiddetti strumenti litici musteriani, che riguardano appunto la cultura dei Neanderthal. Cultura dei Neanderthal che veniamo a conoscere sempre meglio in questi ultimi, direi, pochi anni, 5-8 anni, ci sono dei nuovi risultati, e proprio la pubblicazione sulla prestigiosa rivista PLOS ONE americana, che nelle grotte di Fumana, proprio in Italia, in Liguria, sono state trovate in un sito neandertaliano di circa 50.000 anni fa delle conchiglie che contenevano delle sostanze, dei pigmenti per colorare di ocra, dimostrando appunto che i Neanderthal usavano la pittura sia per colorare magari il loro corpo. Poi sono stati trovati anche evidenza di arte rupestre neandertalese in Spagna alcuni mesi fa. Si è dimostrato che usavano delle piume di animali rari per adornare, quindi possiamo vedere i Neanderthal in chiave quasi New Age o comunque come dei Pelerossa americani, con le loro piume nei capelli rigorosamente biondi, perché poi col DNA è stato dimostrato che i Neanderthal avevano la carnagione pallida e i capelli biondi. Non erano come noi africani, che eravamo arrivati appunto 40.000 anni fa in Europa e che avevamo ancora la pelle nera. Dicevo che vorrei allargare il discorso appunto a noi africani, cioè a Homo sapiens arrivato dall'Africa, perché anche per quanto riguarda Homo sapiens invece abbiamo un'evidenza inequivocabile sullo sviluppo di flauti in età paleolitica. E proprio recentemente, lo scorso anno, è stata fatta l'ultima scoperta su di un flauto in Germania, non lontano dal Danubio, un flauto datato con altissima precisione, in questo caso con l'uso del radiocarbonio, perché rientra nel range di datazione radiocarbonio, di 43.000 anni. Ci sono molte decine di questi flauti costruiti appunto dai 30 ai 40.000 anni fa, quindi stiamo parlando quasi di 10 volte del tempo che ci separa dalla costruzione delle piramidi egiziane, quindi sono tempi lunghissimi, per cui questo ci fa capire appunto
che la musica ha avuto origine almeno durante questo periodo, cioè nel Paleolitico, ben prima, decine di migliaia di anni prima dello sviluppo dell'agricoltura, della rivoluzione cosiddetta del Neolitico in ogni caso. Forse la musica esisteva anche prima, con gli ominidi, chiamiamoli precedenti, con Homo erectus, quell'uomo che ci ha preceduto e che era il padre comune nostro e dei Neanderthal, che aveva imparato a usare il fuoco, cucinava la carne e faceva già degli strumenti litici avanzati, però non ci sono prove su questo. D'altronde la musica fa anche parte del regno animale, in qualche modo, se pensiamo agli uccelli, i suoni, ci sono certe scimmie, le scimmie che battono in modo ritmico su alberi che sono cavi all'interno, per cui fa parte della natura in generale. Però per quanto riguarda l'uomo, molti degli studiosi sono concordi che la musica faccia parte di quel package culturale che definisce il cosiddetto Homo sapiens moderno. Noi sappiamo che Homo sapiens già nasce come specie, quindi separata dai Neanderthal, nasce in Africa 200.000 anni fa, è poi facile perdersi con questi numeri, 200.000 anni fa, e per più di 100.000 anni è rimasto nell'ambito di una cultura molto limitata, chiamiamola cultura, cioè costruendo sempre gli stessi tipi di strumenti litici, non facendo forse nemmeno musica, forse non parlando nemmeno. E c'è l'idea tra molti paleoantropologi che improvvisamente sia apparsa questa capacità, forse dovuta anche al numero di Homo sapiens che erano presenti, o qualcuno parla addirittura di mutazioni di certi geni che controllavano certe parti del nostro cervello. Comunque appaiono queste facoltà nuove, queste capacità nuove culturali almeno tra i 40 e i 50.000 anni fa, qualcuno dice già 70.000 anni fa in Africa, per cui c'è questo tipo di simbolismo, lo sciamanesimo magari nasce anche in questi periodi, anche se devo discostarmi poi da queste analisi sullo sciamanesimo. Noi arrogantemente, noi scienziati al giorno d'oggi pensiamo di avere sostituito sacerdoti, sciamani, filosofi per quanto riguarda lo studio delle origini dell'universo, lo studio delle origini della vita e lo studio delle origini dell'uomo. Dopo, ognuno può avere le proprie idee, naturalmente, le proprie convinzioni personali. Quindi la musica, riassumendo, fa parte di questo package culturale del simbolismo del Homo sapiens moderno, che incomincia appunto a fare queste pitture meravigliose, per esempio nelle grotte in Francia e anche in Spagna. Sa costruire questi bellissimi flauti, fatti in questo caso con ossa di grifone, di avvoltoio, dei flauti molto lunghi con un alto numero di buchi, 5-6 buchi, addirittura anche con delle particolari lavorazioni. Sicuramente a questo punto appare il linguaggio complesso, la musica forse fa parte appunto di questi aspetti di linguaggio, ma forse va anche oltre la musica, che sicuramente sarà stata accoppiata al ballo. Infatti, se vogliamo prendere analogie nei tempi moderni, possiamo prendere, non so, i popoli che più si avvicinano al modo di vita del Paleolitico. Per esempio gli aborigeni australiani o gli aborigeni dell'Amazzonia o certi gruppi isolati di indigeni africani, e lì vediamo l'uso intenso che c'è del ballo e della musica. Una copia perfetta di questo cosiddetto flauto di Neanderthal, ma può essere considerato uno strumento musicale? Allora noi adesso vi faremo ascoltare ancora una piccola perla e cercate di identificare i temi musicali che Ljuben Dimkarovski, che è un musicista, esegue con una copia di questo reperto. Thank you.
Il cosiddetto flauto di Neanderthal, Giuseppe Verdi e Maurice Ravel, che cosa hanno in comune? Il coro del Nabucco di Verdi è stato una sorta di rivoluzione nell'opera italiana. Verdi rende protagonista il coro che non canta in armonia, ma canta all'unisono, e questa è veramente una rivoluzione nell'opera italiana. Il coro canta le stesse note, e poi abbiamo sentito il procedere spesso frammentario, ecco, della musica di Ravel, questo ripetere ossessivo in un unico tema che aumenta gradualmente e nel quale l'orchestra rimane l'unica variante, e poi tutto ciò abbozzato e seguito dal flauto di Neanderthal. Allora, il flauto di Neanderthal può essere uno strumento, professore? Beh, anch'io ho sentito il suono del flauto di Neanderthal e riesce a fare tutti i tipi di musica che si può fare con un normale flauto moderno, però non credo personalmente che questa sia una prova che sia un flauto. Professore, quando lei si è trovato con quello flauto o con quello reperto in mano, cosa ha provato? È sicuramente emozionante poter pensare di avere in mano un oggetto che era usato da un'altra specie umana per fare musica. Per me è emozionante in generale il sapere che 40.000 anni fa, fino a 30.000 anni fa, non c'eravamo solo noi a fare musica, a suonare, a fare delle meravigliose pitture sulle caverne, ma c'era un'altra specie umana diversa da noi, Neanderthal. Tra l'altro ultimamente hanno trovato altre due specie, per cui c'erano almeno quattro specie umane diverse, e oggi invece siamo da soli. Per cui questa è l'emozione che ho provato appunto quando ho avuto nelle mani uno strumento musicale, forse, che venivano usato appunto dai nostri cugini Neanderthal. Dottor Severi, possiamo immaginare una funzione o più funzioni per la musica all'interno della cultura di Neanderthal? Possiamo immaginare tutte le funzioni che vogliamo, nel senso che, giustamente come diceva il professore, è difficile stabilire esattamente sulla base di un reperto, innanzitutto se questo reperto è effettivamente un flauto, che cosa, assolutamente che cosa poteva essere suonato o meno. Non avendo nessuna né registrazione né testo musicale, non possiamo saperlo. Quindi sicuramente nel mondo antico la musica era praticata, era usata attraverso il canto, il movimento e via dicendo, no? Che tipo di musica non saprei. E in realtà sono anche curioso di chiedere al professore, che giustamente, perché nella scienza per poter dire
in maniera scientifica che un oggetto è esattamente questo, ci devono essere tutta una serie di criteri, per cui uno scienziato è sempre prudente nell'attribuire a un oggetto una determinata specifica, come dire il flauto di Neanderthal era veramente un flauto. Però, visto che l'hanno provato a suonare e funziona come flauto, se non è un flauto, che cos'era? Sì, no, no, quello che dice la maggior parte dei miei colleghi archeologi e paleantropologi è che un pezzo d'osso di orso delle caverne, appunto, che è estinto, che è stato masticato da un altro orso delle caverne, facendo quindi questo tipo di buchi. Poi il fatto che si riesca a suonare, secondo me, ancora non dimostra molto. Ho letto proprio recentemente i commenti del capo del Max Planck Institute for Human Evolution, Jean-Jacques Houblin. Proprio ieri stavo sentendo veramente un suo seminario fatto non molto tempo fa, in cui diceva che lui personalmente non è molto impressionato dal fatto che con il flauto di Neanderthal si riesce a suonare anche musica classica, perché lui dice usando una bottiglia di Coca-Cola in questo seminario si possono anche fare certi tipi di musica, che è anche un argomento che ha una sua validità. Io potrei anche dire un'altra battuta, magari che se veramente i Neanderthal avessero conosciuto la musica, forse non si sarebbero estinti. In fin dei conti, se non veramente riusciamo a trovare altri flauti di Neanderthal, non possiamo dimostrare che questo unico caso ancora controverso possa provare che i Neanderthal suonavano musica, mentre solo pochi millenni dopo, 43.000 anni fa, quindi pochi millenni dopo questo flauto, cosiddetto flauto di Neanderthal, appaiono decine, più di 100 flauti nelle valli del Danubio, che sono i nostri flauti, i flauti di Homo sapiens, i flauti di quell'uomo che riusciva a riunirsi in grossi gruppi per andare a caccia, che usava la musica per creare coesione, nel gruppo, usava la comunicazione, la parola, il linguaggio complesso per creare coesione tra i gruppi e organizzarsi, e cominciava a imparare anche a navigare. Per cui questa è la differenza, forse dovuta solamente a pochi, geni. Probabilmente la musica è anche il prodotto di una piccola mutazione nel nostro cervello, nella nostra parte più creativa, che il Neanderthal non ha avuto, o forse ha avuto in modo limitato. Direi che anche se dovesse essere dimostrato che il flauto di Neanderthal non era un flauto, ma che invece questi ritrovamenti in ampio numero dell'Homo sapiens, andiamo indietro negli anni in una maniera considerevole da poter affermare che invece proprio la musica ha delle radici molto antiche. Esatto, e la musica è molto importante per quanto riguarda l'evoluzione umana in particolare. Adesso non è il caso di discuterlo qui, ma se uno legge Darwin, per esempio, L'origine delle specie, vede che Darwin fa molte considerazioni per quanto riguarda appunto la musica e l'evoluzione culturale dell'uomo. La musica, insomma, sembra molto legata al nostro corpo, alle emozioni, alla sensazione che facciamo parte di un organismo enorme, l'umanità. Perché la musica a volte ci sembra qualcosa di sovrannaturale, forse perché il nostro inconscio riceve la musica come una sorta di eco della creazione divina in noi. Questo è vero perché quando ascoltiamo un brano di musica, e almeno questo a me succede, il mio animo viene dilatato, come aiutato, diciamo, a guardare all'incontro con la bellezza. Io penso che ogni uomo dovrebbe recuperare questo significato, significato proprio più profondo. Io volevo in conclusione, ringraziare i nostri ospiti e una considerazione finale. La musica è veramente questo linguaggio universale, no? Si dice che dove finiscono le parole inizia la musica, anche se poi c'è questo incrocio, questo misterioso incrocio tra musica e parole. Sì, come dicevo, almeno dal punto di vista paleoantropologico, si vede una connessione diretta tra la musica e il linguaggio umano. Sembra che, appunto, anche da queste scoperte di questi antichi strumenti musicali che sono proprio state fatte in questi ultimi anni, adesso non sto parlando del cosiddetto flauto di Neanderthal, ma dei flauti di Homo sapiens che vanno indietro più di 40.000 anni fa, quando proprio nasce il linguaggio complesso, ma stiamo accumulando prove che la musica faceva parte di questo package culturale, quindi parte del linguaggio umano. La musica è uno strumento di comunicazione che è diverso dal canale verbale, razionale.
Per cui è sempre stato un momento di comunicazione non verbale, fuori dal pensiero. Il fatto di cantare e danzare insieme ritualmente, ripetendo insieme delle melodie o dei suoni, perché devo pensare che l'essenza, l'elemento primordiale della musica è il suono, l'imitazione dei suoni della natura, l'imitazione dei suoni degli animali, dei movimenti, il canto collettivo, il movimento collettivo in gruppo, creava una comunicazione di fondo tra gli appartenenti a un clan, a una tribù, eccetera, estremamente forte rispetto a qualsiasi comunicazione verbale. E tutt'oggi i rituali collettivi di danza che accadono nei grandi concerti o negli happening, è anche lì suddivisa a seconda dei generi, a seconda dei gusti, le tendenze delle persone, sono occasioni di creare questo momento di fusione tra le coscienze che partecipano a quell'evento musicale che avviene attraverso un'esperienza non razionale, non verbale, ma attraverso un'esperienza di partecipazione E musicale. questo è vero, così concludiamo. Io Sì. ho un ricordo, mi torna in mente la messa in si minore di Johann Sebastian Bach, diretta da Karajan. Io al termine dell'ultimo brano di questa esecuzione sentii, non per un ragionamento mio, ma nel profondo del mio cuore, anche nella mente, che ciò che avevo ascoltato mi aveva trasmesso una certa verità. Ho sperimentato come la musica sia veramente questa scala privilegiata per accedere al mistero. E forse questo mistero riguarda l'integrazione, questo mistero riguarda sentirsi tutt'uno con l'umanità, con la natura, con il cosmo. E questa forse è la grande funzione della musica, l'integrazione. Sono stati diversi antropologi importantissimi a segnalare per la musica questa funzione essenziale, integrare. Allora, ringraziamo i nostri ospiti, vi ringraziamo per essere stati qui con noi. Alberto, io Sì, ti saluto e grazie, è la stato prossima. veramente un E piacere e noi anche un ci. privilegio. E ancora grazie per essere stati con noi e grazie ai tecnici Carlo Murello e Federico Comar. Alla prossima settimana.